saluto a tutti gli amici di Mobile Tech Blog. Oggi andiamo a effettuare la recensione del Nokia Lumia 1020, il camera phone di Nokia con la fotocamera da ben 41 megapixel. Questa è la confezione di vendita, vi faccio vedere brevemente cosa contiene. A parte lo smartphone, abbiamo la spilletta per estrarre lo slot della micro SIM, i vari manualetti rapidi, le cuffie di tipo in-ear, le caricabatterie e il relativo cavo USB. Eccolo qua, USB, micro USB. Rimettiamo a posto il tutto. Ok, voilà. Dopo sistemiamo. Prendiamo lo smartphone. Io ce l'ho in versione gialla, poi sono disponibili comunque altri colori tipo il bianco e il nero, se non ricordo male. Allora, dal punto di vista costruttivo è veramente ben realizzato. Stiamo parlando di un monoscocca, come potete vedere, non si può aprire la cover posteriore. È veramente, veramente costruito molto bene. Non ci sono sbavature di nessun tipo, non ci sono difetti, anche l'accoppiamento con il display è veramente eccezionale. Ha questi bordi, questi lati arrotondati che sono molto piacevoli anche al tatto. Ecco, l'unica cosa che è molto liscio il terminale, tende un po' a scappar via. Per questo consiglio, secondo me, una cover, perché è capitato più volte anche a me di lasciarselo sfuggire un po' dalle mani, però per fortuna non è caduto. Dal punto di vista del peso non è proprio leggerissimo, stiamo parlando di 158 grammi, però vabbè, viste le dimensioni comunque abbastanza generose, il peso è ben distribuito. Secondo me non è il massimo della comodità da tenere in mano. Perché? Perché quando noi lo andiamo a tenere così, l'indice capita proprio sulla bozza qua dietro della fotocamera ed è un pochettino scomodo. Se cerchiamo di tenere il dito un po' più in basso, facciamo ancora più fatica a tenerlo in mano, perché il peso è comunque sbilanciato un pochettino nella parte superiore e tende a fare questo gioco. Quindi diciamo che come impugnatura non è il massimo. Ha poi anche questi spigoli vivi che non aiutano, quindi secondo me proprio una cover di quella in silicone aiuterebbe molto. Vi faccio vedere brevemente come è composto il telefono. Vabbè, la scocca l'avete vista, qua dietro abbiamo il vero punto di forza del telefono, 41 megapixel di fotocamera Pure View con flash all'oxeno, qua sotto abbiamo la micro USB e l'altoparlante, qua il forellino per mettere il laccetto, lato pulito, lato superiore con jack per le cuffie, secondo microfono e slittina per inserire la micro SIM. Da questa parte bilanciere per il volume, tasto accensione e spegnimento stand by e tasto fisico per la fotocamera. Davanti abbiamo il display da 4,5 pollici clear black di tipo AMOLED e reattivo sia all'uso con i guanti che alle unghie. La batteria integrata è da soli 2000 mAh, soli perché secondo me un amperaggio maggiore avrebbe aiutato molto nell'utilizzo quotidiano questo smartphone. A proposito di batteria, vi faccio vedere un accessorio secondo me fondamentale per questo genere di dispositivo, in quanto si presuppone che con una fotocamera del genere una persona sia un pochettino appassionata di foto, comunque tende a scattare molte foto, vista comunque la prerogativa appunto di questa fotocamera, ci può venire comodo il battery grip. Di cosa si tratta? Ve lo faccio vedere molto semplicemente. È una specie di cover che si aggancia, eccola qua, allo smartphone, che offre a due punti di forza, diciamo. Innanzitutto migliora notevolmente il grip e la presa dello smartphone, perché inserendola, vi faccio vedere,
nello smartphone, ora se riusciamo, ok, diventa praticamente una vera e propria fotocamera e si riesce a tenere in mano molto molto meglio che senza. Punto 2, integra una seconda batteria che, se non ricordo male, è da 1000 mAh circa, 1020, e questo prolunga di molto la batteria del nostro lume, quindi se vogliamo dedicare una giornata a far foto, questa cover è veramente una manna. Abbiamo qua il tasto fisico che ci consente di scattare le foto, abbiamo anche qua sotto la possibilità di attaccarci un cavalletto, di qua la micro USB per caricare la batteria e i vari LED di stato che indicano appunto la carica della cover. Secondo me è veramente, vi ripeto, comunque un accessorio che per chi ama fare le foto e per chi ha questo tipo di dispositivo non deve mancare assolutamente. Ora un attimo che lo togliamo senza scassare niente, voilà. Ok, allora torniamo a noi. All'interno abbiamo uno Snapdragon S4 dual core da 1,5 GHz, 2 GB di memoria RAM, 32 GB di memoria interna e tutta la connettività che ormai troviamo sugli attuali top di gamma. Sto parlando di ricarica wireless, Bluetooth, NFC, eccetera, eccetera, eccetera. Ora andiamo a accenderlo, vedete qui la schermata di standby esclusiva di Nokia, possiamo con un doppio tap arrivare alla schermata di sblocco classica di Windows e accedere al menu start. Il display è veramente fantastico, sembra veramente stampato sopra, questo già da... Non da questo, a partire da questo Lumia 1020, ma già dai modelli passati, io li ho sempre apprezzati, secondo me sono tra i migliori display in circolazione, hanno un ottimo angolo di visuale, non perde assolutamente luminosità e nitidezza, alla luce diretta del sole sono leggibilissimi, poi veramente, come vi ho detto, sembrano stampati sopra ed è un piacere veramente utilizzare lo smartphone. Qua abbiamo la solita schermata home di Windows 8 e di qua tutte le app ordinate alfabeticamente sotto una lista che si scorre in maniera verticale. Andiamo a vedere, magari andiamo a farci un giretto nelle impostazioni, così vi faccio vedere cosa troviamo. Allora sistemiamo un attimo. Ok. Allora, abbiamo classiche impostazioni per le suonerie, per il tema dei tiles, le varie impostazioni riguardo gli account, schermata di blocco, Bluetooth, eccetera, eccetera. Fino a qua niente di nuovo, la posizione che relativa al GPS, modalità guida, e l'angolo dei bambini, che qui sempre sono... cose presenti un po' in tutti i Windows Phone. Quello che troviamo in esclusiva su Lumia sono, ora vi faccio vedere, per quanto riguarda il display abbiamo diverse impostazioni che ci consente di migliorare in questo caso la leggibilità sotto la luce diretta del sole e la luminosità con il risparmio batteria, gestire appunto se attivare o disattivare la luminosità dello schermo. Qui abbiamo la possibilità di regolare i colori del display a nostro piacimento, possiamo modificare la temperatura del colore e la saturazione del colore. Anche qua comunque sono impostazioni che sono presenti a partire già dagli ultimi Lumia di Nokia. Qua abbiamo Glance che riguarda la schermata di blocco di, diciamo, standby del telefono. Qua abbiamo possibilità di impostare. Vi faccio vedere, ecco qua, la versione del software. Abbiamo installato Lumia Black, che è arrivato finalmente anche su questo Lumia.
passando invece all'utilizzo vero e proprio dello smartphone, vi posso dire che io l'ho usato per circa una settimana, non ho notato nessun tipo di rallentamento, crash o difficoltà, quant'altro. Non so, proviamo a vedere come si comporta nella parte internet. Rimane sempre fluido e anche lo zoom non ha nessun tipo di problema. Andiamo ad aprire un sito, vediamo, innanzitutto andiamo su Google. Andiamo a cercare New York Times, New York. Bah, apriamo il sito del governo di New York. Vedete, il caricamento è abbastanza rapido. Possiamo già iniziare a scorrere la pagina anche mentre sta caricando. Una volta completato il caricamento possiamo usufruire di tutta la pagina. Vedete che non ha nessun tipo di incertezza. Qua la pagina ci si è aperta in modalità cellulare. Vediamo se riusciamo ad aprirlo in modalità desktop, computer, ok. Torniamo indietro, proviamo a riaggiornare la pagina. No, niente, non si riesce. Probabilmente è stata forzata dal sito stesso la modalità mobile, quindi non possiamo switchare. Comunque avete visto, e vi assicuro anch'io che l'ho usato per una settimana, non si ha nessun tipo di problema per quanto riguarda la navigazione internet. Vi faccio vedere magari anche a livello multimediale, ludico, qualcosina. Magari passiamo ai giochi. Real Racing 2. Sentite anche lo speaker come suona forte, veramente non ci si può lamentare. Allora, la grafica di questo giochino non è proprio tra le migliori, però vi voglio far vedere un attimino come si comporta il telefono. Ora siamo partiti. Vedete anche l'accelerometro come è preciso. Siamo andati leggermente lunghi, mannaggia. Vabbè, vi ho fatto vedere così brevemente che anche dal punto di vista dei giochi non ha nessun tipo di problema. Anche i giochi più pesanti vengono gestiti molto molto bene. Comunque, vabbè, abbiamo un processore dual core e ben 2 GB di RAM, quindi
ci mancherebbe. Parliamo un attimo di parte telefonica. Allora, due considerazioni. Dal punto di vista della ricezione, niente da dire. Classico standard Nokia, veramente prende dappertutto. Per quanto riguarda l'audio della telefonata in capsula auricolare, mi aspettavo qualcosina meglio, nel senso, si sente bene perché non si può dire che si sente male, però dopo aver provato negli ultimi mesi il Lumia 925, devo dire che la qualità è scesa un pochino, il 925 era nettamente superiore. Però vabbè, si sente comunque molto bene anche su questo 1020. Andiamo a vedere magari qualcos'altro. Vi faccio vedere l'app della fotocamera perché visto che la caratteristica principale lo contraddistingue un po' dagli altri Lumia, è questo cannone che vedete qua dietro, la fotocamera da 41 megapixel, ha una qualità e una luminosità eccezionale. Abbiamo diverse app che Nokia ci fa trovare per gestire al meglio la fotocamera. Vabbè, abbiamo innanzitutto l'app classica di tutti i Windows Phone, poi abbiamo Nokia Camera, che è l'app appunto studiata da Nokia per sfruttare al meglio le caratteristiche di questo 1020. Abbiamo qua in alto la possibilità di giocare col flash, attivato, disattivato o automatico. Il bilanciamento del bianco, possibile settarlo su nuvoloso, luce del sole, incandescente, fluorescente, eccetera. Abbiamo qua la possibilità di impostare la messa a fuoco su manuale o su infinito o su automatico, l'ISO, gestire l'ISO che va da 100 fino a 4000, la possibilità di gestire il tempo di scatto fino a 4 secondi e qui possiamo gestire la luminosità. L'esposizione da meno 3 a più 3. Devo dire che chi mastica un po' di fotografia con tutte queste impostazioni riuscirà veramente a creare delle ottime fotografie. Anche se lo lasciamo comunque in modalità automatica, vengono delle gran belle foto. Foto che poi comunque possiamo modificare con le diverse app che ci mette a disposizione Nokia. Ad esempio, abbiamo Creative Studio, che è l'app che ci consente di modificare, di applicare effetti alle nostre fotografie. Abbiamo diverse app che ci consentono di divertirci con la fotografia, scattare e poi modificare le foto. Abbiamo Nokia Refocus, che ci consente di scattare fotografie e poi di scegliere cosa mettere a fuoco, in modo da creare foto con dei bellissimi effetti di sfocato, Nokia Panorama per creare foto panoramiche. Insomma, c'è veramente di tutto per sfruttare al meglio la fotocamera di questo 1020. Per quanto riguarda le altre app, oltre alle classiche di Windows Phone, troviamo una marea di app dedicate ai dispositivi Lumia che ci regala, tra virgolette, Nokia. Abbiamo il navigatore che devo dire che dalle ultime versioni è migliorato molto. L'ho provato, il segnale è molto forte, il GPS si aggancia subito e per quanto riguarda il software di navigazione è anche abbastanza preciso e veloce nel ricalcolo, quindi l'ho provato per fare un quarto d'ora di strada ed è andato molto bene. Here Maps, qua abbiamo la classica mappa da poter consultare. Abbiamo un mixer radio, magari ci facciamo un salto dentro
così ascoltiamo anche qualcosa di musica. Vediamo cosa possiamo ascoltare. Ma se facciamo qui, vediamo cosa succede. Allora, l'audio, avete sentito, è veramente molto forte. Un ottimo speaker qui sotto, anche a livello qualitativo proprio dell'audio. È veramente, veramente ottimo. Cosa posso dirvi ancora di questo Lumia? Secondo me... Allora, è un'evoluzione fotografica, chiamiamola così, della serie 920. Perché al di là della fotocamera da 41 megapixel ci ritroviamo un po' il solito Lumia. Questo è dedicato appunto agli amanti della fotografia che vogliono un qualcosina in più. Qua avete visto, abbiamo numerose app che ci fanno divertire con la fotografia. Vabbè, ricordiamoci comunque che è comunque un piccolo sensore montato su un cellulare, quindi la fotografia, se volete fare delle fotografie un po' più serie, chiaramente non potete utilizzare un cellulare. Se volete semplicemente fare delle foto più belle con il vostro cellulare, siete degli amanti appunto dello scatto continuo, che scattate qualsiasi cosa mentre siete in giro, allora questo Lumia fa per voi. Vi consiglio però di prendere veramente in considerazione il camera grip che abbiamo visto prima, soprattutto per la seconda batteria, perché veramente se vi mettete a scattare foto una dietro l'altra, la batteria qui va via che è un piacere. Anche i video, che non vi ho detto, vengono molto bene, registra 1080p in full HD. E niente, cosa vi posso dire? Più pregi che difetti. Ha un display fantastico, la fotocamera attualmente è il top che si possa trovare su un cellulare, parte telefonica di ottimo livello, e per quanto riguarda il resto, Windows Phone lo conosciamo tutti. Se vogliamo parlare di batteria, è questo l'unico neo, diciamo, di questo smartphone, come per tanti altri telefoni è un po' sottodimensionata, nel senso, poi dipende sempre dall'utilizzo che uno ne fa, comunque si può riuscire o meno a coprire la giornata, ecco. Io avrei messo una batteria più capiente, però vabbè, magari anche per via della fotocamera non c'è stata, un po' più grossa, quindi accontentatevi e appunto utilizzate il camera grip per aumentare la vostra autonomia. Con questo è tutto, andatevi a vedere poi sul blog il focus dedicato alla fotocamera, gli esempi di scatto e quant'altro. Noi ci rivediamo presto, un saluto a tutti, ciao!